Ehi, benvenuto sul canale Radius 23. Io sono Marta Iana Coca del Sarcidano e questa è ESO News, un format in cui io commenterò delle notizie a sfondo esoterico. Questa è una nuova puntata, benvenuti. Oggi voglio parlare di un argomento veramente importante per me, ma anche per tutti. Si tratta delle entità elementali. Prendendo spunto da una recente puntata che ho fatto sul canale di Serena Pattaro, Meravigliosamente Serena, mi è venuto in mente che comunque sto sempre portando notizie un po' cupe e ogni tanto invece c'è bisogno anche di un po' di leggerezza, e quindi commenteremo una notizia affascinante che riguarda appunto il grande trasporto dei popoli per la conoscenza tradizionale e nello specifico il rapporto con la natura e gli elementali. Ve lo racconto subito dopo la sigla. Eccoci qua. Allora, io volevo commentare una notizia che è piuttosto vecchiotta questa settimana, però ho ritenuto veramente importante parlarne, perché la questione degli elementi e degli elementali va sempre un po' in seconda posizione, diciamo, va in cavalleria un pochino. In realtà è un argomento veramente molto importante, soprattutto alla luce di tutte le questioni che anche vi ho portato ultimamente, cioè le questioni, insomma, anche del green e di questa transizione energetica che stiamo vivendo. Ovviamente ben prima di tutto questo andazzo che stiamo vivendo in questo momento, possiamo anche avere delle notizie che invece sono, diciamo, virtuose, positive in questo senso. Nello specifico vi porto delle notizie di circa 10 anni fa, in cui in 2 isole del nord Europa si è potuto fare in modo che dei lavori molto importanti di raccordi stradali potessero saltare per evitare di toccare dei luoghi molto importanti soprattutto per le popolazioni, perché ritenevano che ci fossero appunto delle sacralità riguardo gli Uldu folk, cioè il popolo nascosto. Quindi stiamo parlando fondamentalmente di elementali, no? Di folletti, elfi e tutte queste categorie di popoli cosiddetti nascosti. Perché ve ne ho voluto parlare? Per ricordarvi comunque che sicuramente il concetto di indigeno non deve essere mai collegato solamente alle popolazioni di tipo circolare, legate insomma alle questioni esotiche, quindi popolazioni dell'Africa nera, popolazioni non so, dell'Amazzonia, popolazioni del nord del mondo in mezzo al ghiaccio. No, non è così. Esistono popoli indigeni che sono molto radicati nella tradizione anche in Europa, e questo è molto importante. Quindi abbiamo questi 2 esempi virtuosi, uno che riguarda l'Islanda e l'altro che riguarda l'Irlanda, guarda caso 2 isole. Ne approfitto anche per commentare questo, e cioè il fatto che nelle isole ci sia una maggiore conservazione del rapporto principale e primordiale con la natura e con la terra, ma è proprio una questione di conformazione fisiologica, diciamo. Essendo appunto un'isola, si tende a conservare e a rendere identitario ciò che da fuori arriva, anche se ovviamente ci sono molte cose da contestualizzare ogni volta, cioè nel caso specifico dell'Islanda e dell'Irlanda, della Sardegna, della Sicilia, di Creta e di Malta, bisogna fare ovviamente degli esempi molto diversi, va contestualizzato in base alla storia e anche, diciamo, alla collocazione geografica che hanno in quel momento specifico. Però in questo caso vi volevo raccontare proprio questa cosa, e c'è un articolo che mi ha particolarmente colpito, che mi è piaciuto veramente tanto, che parla proprio di tutte queste cose. Quindi hanno deviato un percorso della superstrada perché
appunto la popolazione ha chiesto di non andare a interferire con l'Uldu Folk, quindi il popolo nascosto, perché avrebbe creato delle conseguenze molto nefaste. Probabilmente a noi mediterranei da un lato ci può sembrare strano, ma semplicemente perché ci siamo molto amalgamati al sistema, ma in realtà questo tipo di rapporto con la natura e quindi con gli elementali per quanto riguarda le zone rurali è assolutamente rimasto. Mi è piaciuto molto il commento di una studiosa che parlava proprio del popolo del popolo islandese e diceva questa cosa: per favore non pensate agli islandesi come a una popolazione senza cultura che crede ancora nelle favole. Si tratta di una professoressa universitaria ed esperta di folklore dal nome impronunciabile, e ha continuato dicendo: provate a guardarvi attorno e capirete come mai il potere della tradizione qui è così forte. Ecco, il potere della tradizione, il potere degli elementali, appunto, è qualcosa di veramente molto importante. La tradizione è ciò che culturalmente si trasporta con elementi fondanti di conoscenza identitaria, e in questo caso specifico si tratta di elementi, scusando il gioco di parole, collegate agli elementali, quindi alla natura. E gli elementali non sono altro che delle piccole unità di entità energetica che collegano il corpo fisico e quindi il mondo fisico ai mondi altri. Quindi si tratta di popolo nascosto proprio perché vive in altre dimensioni che sono altre rispetto a quella fisica che conosciamo noi, ma hanno la funzione e lo scopo universale di gestire il rapporto proprio tra uomo e natura. Con questo io volevo farvi riflettere sull'importanza di avere un buon rapporto con la natura e con gli elementi e sperare che in questo momento di transizione ecologica mondiale, diciamola tutta, e quindi questo fenomeno green che si sta sviluppando, possano esserci altri casi virtuosi di questo tipo. Quindi fare anche, diciamo, un appello a tutti coloro che nella propria terra stanno subendo attacchi di vario tipo, come può essere appunto il processo di eolico selvaggio che c'è in Sardegna in questo momento, ma conosciamo veramente delle meccaniche di land grabbing, cioè di furto della terra praticamente ovunque nel mondo, e di fare proprio appello anche alla propria identità indigena come popolazione che crede nel rapporto con la terra anche in maniera multidimensionale, quindi una visione esoterica del rapporto con la terra, non soltanto quindi una visione basata sui concetti di paesaggio, sui concetti di armonia della natura, sui concetti di economia a base naturale, ma anche proprio tutto l'aspetto esoterico profondo che può esserci. Non abbiamo vergogna, non dobbiamo avere vergogna di parlare appunto delle entità elementali, non dobbiamo avere vergogna di essere emissari elementali nel momento in cui ci sentiamo questo grande scopo esistenziale, anzi iniziamo a tirare su le antenne, a essere sempre più presenti, a vigilare sempre di più, perché appunto il nemico che vuole distruggere la nostra base, che è proprio la natura e la terra, non ci colga impreparati. Oggi ho voluto fare un commento che è più, diciamo, non so, un invito alla coscienza e alla responsabilità, e vi rimando alla prossima Ezion News e vi saluto con un abbraccio. A presto.